Il momento di ripartire contro il Trestina. La Pianese prova a tornare in fretta in carreggiata dopo la sbandata di Rieti. I bianconeri affrontano la penultima in classifica che in 8 giornate ha perso 7 partite e vinta una. Un'occasione da non perdere per dare slancio a una classifica preoccupante. Calcio d'angolo numero 3 per la Pianese. Prova a imporre il proprio ritmo dopo pochissimi minuti all'inizio del match. Siamo al quinto minuto del primo tempo. A Piancastagnaio 0-0 tra Pianese e Trestina. Codice rosso nell'area del Trestina, il cross di Golfo dentro, il colpo di testa, il gol del vantaggio lo ha segnato Rinaldini per la Pianese, seconda rete consecutiva per l'ex Sestese e la Pianese riesce a trovare il vantaggio dopo 5 minuti, ha segnato Damiano Rinaldini, Pianese 1, Trestina 0. Sistema la barriera Benedettini, in corsa breve sia di Ceccagnoli che di Morbidoni. Contribisco l'arbitro, in corsa di Ceccagnoli, è lui a caricare il sinistro, ritarda qualche secondo, eccolo il sinistro di Ceccagnoli, Benedettini il gol, ha sfiorato Benedettini ma preciso, una palla da biliardo di Ceccagnoli che porta in parità il suo Trestina 1-1, Alessio Ceccagnoli su calcio di punizione per il pareggio del Trestina al 15° minuto. Con sempre Golfo alla battuta, Rivancione, il tocco corto proprio per il numero 7, ancora verso Golfo, entra in area, cross basso, palla che scavalca tutti, arriva la botta di Zagaglioni, para Massetti in due tempi, conclusione potente, e Pianese che poteva andare vicino al vantaggio. Recupera il Trestina che difende quasi tutti i suoi effettivi, poi va a giocare in velocità in contropiede come ora Sciapi per vie centrali, appoggia a sinistra per Piccinelli, attenzione, entra in area il terzino, il cross con un braccio è andato ma senza volontarietà De Pasquale, per l'arbitro non c'è calcio di rigore per il Trestina e l'arbitro dice che basta così per il primo tempo che finisce 1-1 al termine dei primi 45 minuti di gara. Una partita che si era messa bene, benissimo per la Pianese, sembrava aver risolto i problemi delle scorse domeniche, invece tutto è naufragato dopo il gol su punizione del Trestina di Ceccagnoli. Giomarelli però recupera bene, tocca indietro per Arancione, l'inserimento di Zuppardo, c'è Golfo, lo scambio che non riesce, chiude Morbidoni per il Trestina, poi Ceccagnoli, Sciapi mantiene palla, prova a far salire la squadra, l'irruenza di Zagaglioni, salta due avversari, ancora Zagaglioni, all'interno, entra in area, Zagaglioni! Palla sul fondo, che gran giocata di Jacopo Zagaglioni che ha creato, seminato il panico entrando in area di rigore ma non trovando lo specchio della porta. C'è anche Rinaldini, prende palla, salta Salis, Rinaldini entra in area, Rinaldini il pallone dentro, troppo lunga per Zuppardo e poco precisa per impensierire Massetti. Indietro Arancione, evita un avversario. Tocca per Zuppardo, si gira, pronto a scoccare il destro, Murato, allora tocca a destra per Giomarelli, cross basso e il 2-1 ancora Damiano Rinaldini per la doppietta del numero 11 della Pianese, cross perfetto di Giomarelli e bello inserimento di Rinaldini che trova il nuovo vantaggio per la Pianese, Pianese 2, Trestina 1, doppietta di Damiano Rinaldini. Toccare a destra per Beccatini. Ancora Orecchiuto dentro, Sciapi in posizione regolare, Sciapi! Benedettini, ma si è alzata poi la bandierina dell'assistente con un po' di ritardo. Zuppardo. Giomarelli, cross dentro, Giustarini di testa, un'incornata potente ma non precisa. Ottimo l'inserimento di Giustarini, poteva essere il 3-1. Gagliardi. Benedettini. Si complica la vita Benedettini in maniera incredibile, l'arbitro indica il calcio di rigore. Fallo su Sciapi, rosso per Gorelli, come complicarsi la vita in un modo incredibilmente stupido. Oggi la Pianese ha dato la dimostrazione che una partita vinta può catapultarsi in un incubo. Calcio di rigore. Lorenzo Sciapi, il fischio di Leo di Roma. 3-2-1. Sciapi 2-2. Il Trestina trova un pareggio incredibile, isperato, che nessuno si aspettava più. Sciapi per il 2-2 del Trestina nei minuti finali. La Pianese si è complicata dannatamente la vita. Leo dice che Pianese-Trestina finisce qui 2-2, un pareggio per i padroni di casa che ha il sapore di una sconfitta per come è maturato quest'oggi.